Si chiama Oscar Maldonado e il suo compagno, di cui però qui sul web non viene risvelato né il nome né il cognome. Sono una coppia di ragazzi gay, i quali sono stati di recente a Mykonos, dove hanno deciso di fare una vacanza di piano totale relax a Mykonos, questa tappa meravigliosa e straordinaria, se non che i due avrebbero ricevuto una truffa. La truffa sarebbe la truffa del lettino, così viene chiamata. Infatti, la coppia, ripeto, che si è concessa qualche giorno di piano relax e di piano benessere, avrebbe pagato la bellezza di circa 700 euro soltanto per consumare due drink, due sciottini, due sostanze alcoliche e addirittura un piatto di pasta. Totale 700 euro. Una esagerazione. Lo stesso Oscar ha pubblicato tutto su i diversi social network informando tutti di questa situazione, di questa realtà, rimanendo ovviamente scioccato e amareggiato di quello che effettivamente parlando sarebbe accaduto sia in lui che nel suo compagno. Va bene? Però già la risposta della proprietà presso cui i due hanno alloggiato ha risposto e ha fatto sapere che in realtà costoro stavano, diciamo così, cercando di far sapere questa cosa, che in realtà non sarebbe vera, ma sarebbe soltanto un modo per attirare l'attenzione su di loro. Nessun adulto saudita, infatti, ordinerebbe i drink senza prima vedere il costo degli stessi. Va bene? Quindi, secondo i gestori di questa situazione, di questo hotel, i due non avrebbero visto, o meglio, avrebbero di proposito non visto i prezzi prima e avrebbero ordinato lo stesso. Va bene? Vi ringrazio per l'ascolto. Il video termina qua. Qual è la verità? Non lo so, non si può sconoscere. Ai vostri, l'ardua sentenza. Dal vostro narratore italiano di YouTube, è tutto. Iscrivetevi, commentate. Ciao a tutti.